dentro il pallone con Semedo che legge e chiude, poi deve allontanare, lo fa malissimo, no, per favore, calcio di rigore. Sì, esatto, è con questa meravigliosa espressione ai limiti tra il disperato e l'arrabbiato che vi chiedo di supportare anche questo episodio, perché state dando un supporto importantissimo alla serie e quindi non posso che ringraziarvi. Ve lo dico, sarà un episodio particolare, tanto per cambiare, insomma. Buona visione. Non ci fermiamo più, va dentro Kent, lo vede il Kun, lo serve in area, Kent! Kent! Per il 5-2! Umiliazione al Real Madrid, 5-2, incredibile come una partita cambi da un momento all'altro, perché nel primo quarto d'ora, forse anche nei primi 20 minuti del secondo tempo, non abbiamo superato la nostra tre quarti campo, il Real Madrid ci ha messo in difficoltà, Buffon ha fatto di tutto, ha preso di tutto e poi finisce 5-2, perché il calcio ogni tanto dà ragione anche ai Rangers. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale, benvenuti in questo 10° episodio della Superlega. Siamo ormai in doppia cifra e non posso che ringraziarvi per il supporto che state dando a questa serie, che avete dato nonostante il periodo estivo che è ormai finito, perché è il primo episodio di settembre questo che esce il 4 settembre, una serie che sta volgendo più o meno al termine. Ma a proposito di supporto, sotto lo scorso episodio me ne avete dato tantissimo, in chiave visualizzazioni, in chiave commenti e tutto il resto. Insomma, il Kun, Agüero da scarpa d'oro, ma in generale i Rangers che sono nettamente in ripresa, questo è il tema dell'ultimo periodo, soprattutto nello scorso episodio. In questo, che apriamo alla grande perché c'è un giocatore ristabilito da subito, che dovrebbe essere Kimpembe, e infatti sì, Presnel Kimpembe torna dall'infortunio. Noi comunque abbiamo anche un altro centrale, ricordiamoci che è Koundé, abbiamo preso anche Amian che può fare il centrale, ma di base è un terzino destro e ha giocato alla grande contro il Real Madrid nel match vinto dai Rangers. Prima di partire, come sempre, vi ricordo un paio di cose al volo. Intanto di seguirmi su Instagram per rimanere più aggiornati su tutta la mia vita di base, poi di iscrivervi al canale se siete nuovi, di supportare la serie con un bel like e di godervi gli altri video che trovate su questo canale. Per esempio l'ultimo che è uscito è stato molto divertente e inusuale, perché è uscito un allenamento in palestra. Per me non è inusuale, nel senso che, anche se non si direbbe, ma comincia pian pianino anche a vedersi, ma un minimo, perché c'è ancora tantissimo da lavorare, l'allenamento lo faccio da parecchio tempo, però sul canale per voi so che è inusuale, ma vi ringrazio perché anche lì chi ha dato fiducia al video lo ha apprezzato, quindi vi invito comunque a dargli un'occhiata e a farvi due risate, facendomi poi sapere se volete vedere altri video anche esterni al calcio con più frequenza su questo canale, che comunque rimane prettamente riferito al calcio, a FIFA e alle telecronache. E a proposito anche di quelle, vedrete molti progetti interessanti prossimamente, con magari qualche telecronista in cui ci facciamo una chiacchierata e provate a indovinare con chi, magari qui sotto nei commenti. Per quanto riguarda questo episodio, tornano finalmente le quattro partite: Lione, Bayern Monaco, Newcastle e Roma, perché per quanto riguarda il Porto non lo guardate, Champions League che per noi non esiste, le simuliamo tutte. Abbiamo vinto all'andata, se vi interessa, 1-0, gara simulatissima naturalmente, come vi ho detto ampiamente in questa serie, la Champions non ci doveva essere, FIFA ha deciso di inserircela lo stesso, ma va bene. Detto questo però, partiamo, mettetevi comodi e godetevi questo episodio. Buon pomeriggio da Ibrox Stadium, questa la situazione momentanea in classifica, sono 14 i punti che separano OL e Rangers di Glasgow, ma ovviamente la classifica conta poco, così come conta poco il fatto che il Lione sia la peggior difesa. Lo sappiamo perché all'andata abbiamo segnato 3 gol in casa loro, subendone uno solo, peraltro ne abbiamo segnati 5 al Real Madrid nello scorso turno, e quindi non dobbiamo tecnicamente temere questo avversario, rispettarlo sì però, per evitare brutti scherzi. Attenzione alle torri, attenzione a Van Dijk che si è sbloccato in campionato contro il Real. La palla è più lunga di Van Dijk, messa fuori Macharibo che vuole calciare, Andanovic malissimo! E Agüero segna in fuorigioco, gol annullato. Dentro Dybala, vicino Vidal che deve lavorare questo pallone, lo difende, attaccato fallosamente, ma c'è il vantaggio. Arrivo su Pellegrini, vero, intelligente, perché può pensare al sinistro, preferisce sterzare, poi dentro Dybala in area, si gira, bene, Dybala! Paolo Dybala, eccolo qui, un gol alla gioia, 1-0 Rangers, alla mezz'ora. Dubois,
ha scambiato come palla ancora regalata a Thierry, all'indietro Agüero, piazza col destro e Handanovic si supera, forse qui il Kun poteva angolare di più. Van Dijk su Semedo con Aribo che parte, la vuole verticale il 17, che in teoria non è un velocista, ma in realtà corre sempre tantissimo, quindi c'è anche il contrasto, meraviglioso Aribo. Poi Dybala da Agüero, che in un angolo di tiro, quindi apre saggiamente su Thierry, stop a seguire, e poi contro cross per Vidal, due volte, no, la seconda non esiste, perché gliela cancella Handanovic. E poi apre bene sulla sinistra dove sale Alexandro, rincorso da Pellegrini, sterza il brasiliano a rimorchio su Fabinho che può creare, poi destro, Buffon si allunga e Thierry la tiene lì, fraseggia il Lione e lo fa in modo anche abbastanza logico, tranquillo, sereno, ripartendo con Mertens che si accende, arriva anche alla tre quarti, fa tutto da solo Mertens, poi calcia Buffon, ma non si può lasciare tutto questo campo a Mertens. Lione che esce ancora bene con il possesso palla. E poi Mendes benissimo a lanciare per Ronaldo, che la mette giù in area a rimorchio. Fabinho lascia lì e Bruno Guimaraes fa 1-1 all'87esimo, pareggio del Lione che era nell'area e che è meritato per quello che hanno costruito nel secondo tempo. C'è furia sugli spalti ed è giusta così, perché non siamo stati in grado di chiudere una partita che era ampiamente a nostro favore. Quindi Ronaldo, assedio finale dei francesi, con Alexandro, uno contro uno con Agi, saltato ancora, attenzione al pallone interno per Fabinho, in mezzo a Ronaldo, ancora Sandro! Sul fondo e credo di millimetri, sa anche di fortunato questo pareggio contro un Lione che non si è arreso, ha pareggiato a 3 dalla fine e ha rischiato di vincere la partita in modo clamoroso. Però, l'avevamo detto, guai a sottovalutare l'avversario senza sottovalutarlo, ci ha messo comunque in difficoltà e ci ha tolto 2 punti che per noi sarebbero stati preziosissimi. Benvenuti all'Allianz Arena, nella casa del Bayern Monaco e in questo caso nella casa di Ricky Moura, che ci ospita e che salutiamo. Abbiamo affrontato già in partenza il Lione di Samu. Bayern, come detto, già affrontato all'andata e battuto, gara all'interno della quale Leno prese di tutto, c'è anche un mini montaggio presente sul mio Instagram, molto divertente, non tantissimo per me che giocavo quella partita. Poi in realtà a farmi divertire ci ha pensato Gnabry, entrato dalla panchina e a segno al minuto 89, e visto che la scaramanzia non è mai troppa, Gnabry riparte dalla panchina in questa sfida di ritorno, dentro Morelos vicino al Kun, con Dybala premiato dopo il gol a Lione, titolare alle loro spalle. Vidal vicino Dybala, cercato e trovato con una magia, occhio al 10 che inventa il cross sul secondo palo, Leno prolunga e Oyarzabal allontana. A rimorchio ancora Pellegrini, per Vidal che la mette giù, lascia Dybala uno contro uno, accenna il doppio passo, vuole affondare. Poi a rimorchio c'è Thierry, servito, sinistro! E Leno, come all'andata, si iscrive alla partita. Occhio a Vidal che si propone, lo ha visto Dybala. In mezzo Buffalo, a rimorchio Agüero, servito ma la palla non filtra. Ha chiuso ancora il Bayern e vuole ripartire la squadra che nella realtà ha alzato la Champions League quest'anno. Vi lascio il video highlights, la mia cronaca live nelle schede, ma occhio al Bayern che attacca bene con Oyarzabal a rimorchio, il pallone per Ben Yedder che calcia in porta e fa esplodere l'Allianz Arena, 1-0 per il Bayern Monaco. Lui benissimo per Bernardo Silva, ancora Van Dijk a subentrare, anche Thierry, poi c'è Koundé, ma comunque c'è possesso Bayern, sempre Bernardo Silva, corre sull'esterno, salta Thierry, trova Müller che vuole inventare. Poi Bernardo due volte, lo scambio con Müller, finta il cross il 20, ancora Müller, si gira e calcia in porta! Lo dico da avversario, qui meritava il gol il Bayern Monaco, perché ci ha fatto venire il mal di testa. Cambia lato verso Semedo, che prolunga benissimo, siamo usciti noi alla grande questa volta, con Aribo e Gnabry dentro, la porta è il 17, adesso in area, sterza e cerca Gnabry, hanno chiuso anche qui, poi Gnabry ci arriva lo stesso, per Insigne al volo! Leno! Sempre 1-0 Bayern, nonostante il brivido a nostro favore. E insistiamo con Gnabry, vuole Agüero, li va dentro Gnabry, parte pure Aribo. Ha chiuso Ruben Neves. La certezza è che difensivamente sono fenomenali. Ma ancora verticalmente Oyarzabal, può metterla a rimorchio, lo fa su Luis Alberto che sterza, cerca spazio, poi dentro il pallone Buffon.
si allunga e mette in calcio d'angolo. Siamo ancora vivi, grazie a Gigi. Comunque Gnabry sul versante opposto trova Semedo, sta partendo sempre a ribo senza palla. E le servizio per il 17 con Insigne dentro, con Gnabry che sta arrivando a rimorchio. Servito benissimo, questa volta ha dormito Toni Kroos. Occhio a Gnabry, Pellegrini a rimorchio, c'è dentro anche Insigne, palla per il 7. Che calcia, Leno ha preso anche questa. Leno come all'andata, sta diventando una maledizione. Van Dijk vuole il pallone per Kent, di prima per Insigne, di nuovo per Kent. Che azione, Kent, Leno, c'è Insigne, Ruben Neves. È incredibile, è incredibile. Müller di sponda questa volta. La palla è buona per Luis Alberto, che vuole creare un'idea. Trova Tagliafico che sterza. Arrivo su di lui, la palla passa non si sa come per Luis Alberto. Quindi Perisic al cross, Van Dijk. A rimorchio comunque Luis Alberto. Sono ovunque i giocatori in maglia rossa. Arrivo qui, rischia di fare un favore al Bayern. C'è comunque Pellegrini per gli ultimi 7 minuti. E bisogna sognare, crederci e ripartire bene, come adesso, con Aribo, Gnabry dentro, la palla è ottima per l'11 che entra in area, punta Leno, Gnabry! Ancora Gnabry! Come all'andata! Fa 1-1! Mamma mia! Il pareggio pesantissimo dei Rangers! Chi di gol nel finale perisce, di gol poi nel finale, la domenica successiva, ferisce! Palla sotto le gambe di Leno, ci pensa sempre, sempre Sergej Gnabry. 1-1. E qui onestamente cominciamo a perdere le speranze, perché abbiamo affrontato una squadra fortissima. Occhio al Bayern, che comunque non sembra aver accusato il contraccolpo psicologico per il gol dell'1-1. Tagliafico, dentro il pallone con Semedo che legge e chiude, poi deve allontanare, lo fa malissimo, no, per favore, calcio di rigore. Cioè, Semedo allontana addosso a Van Dijk, che poi giustamente prova ad intervenire, lo fa fallosamente, per una volta abbiamo parato, lui interviene fallosamente. E quindi è calcio di rigore grosso quanto una casa. Ma io devo capire perché e quale marca di croccantini ha in testa Semedo, perché francamente al 91esimo di questo tipo di partita non puoi. Che poi in tutto questo Buffon non si era tuffato, eh? Per la cronaca, io mi ero tuffato esattamente dove ha calciato Perisic. Se avesse inquadrato la porta, probabilmente non l'avrei presa con filosofia. E invece dalla parte opposta Gnabry non ci arriva, perché poteva essere un finale davvero thriller. Già è un finale thriller, ma l'arbitro fischia. Fortunatamente 1-1, che ha tutt'altro sapore rispetto a quello contro il Lione. Due pareggi, due punti, ma ripeto, di pesi diversi contro avversari diversi. Oggi è un punto guadagnato e non due punti persi. Però bisogna voltare veramente pagina, bisogna ripartire e ricominciare a giocare come avevamo abituato un po' tutti, e quindi vincere le prossime due partite e chiudere con un totale di 8 punti questo episodio.